Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio su Teenage Mutant Ninja Turtles Shredder's Revenge. Oggi giocheremo al quinto episodio, il quinto livello. Vediamo un po' cosa ci aspetta. Nello scorso abbiamo giocato al quarto, che vi invito a recuperare in caso non l'abbiate fatto. Alla fine c'è una bella boss fight con due boss contemporaneamente. Ora, andiamo al quinto livello. Il Re Dei di Kwami, luoghi fogne di New York, le fogne proprio. E dovremmo affrontare il re degli Kwami. Continuano a portare via quella roba. Quella faccia. E eccoci qua. Via tutti. Ah, che stronzo. Fammi che mi potenzia un po'. Sbeffeggiamo i nemici. E eccoci qua. Sbeffeggiamoli ancora. Non posso farlo di più. Ah, diario segreto, trovato. Ma questo? Attacca bene questo. Via, fuori dallo schermo. Allora, evitiamo i suoi colpi. Ok. Distruggiamo qua. Questa che sicuro ci dà qualcosa. No, ci dà solo della Coca-Cola. Va bene. Ok. Via. Ma dai, non sono riuscito a salire. Voi continuate a crepare di sotto, mi raccomando. Va bene. Eccoci qui. Oppete. Sempre occhi aperti per i vari collezionabili. Mossa nu nuova mossa sbloccata. Super attacco in picchiata. Vai, boom. Bello. Bello. C'è pure una pizza qui. Vabbè, provate ad evitarlo, ma è impossibile evitare quei colpi andando su e giù. Guarda! Qui addirittura si era incastrato lo schermo. Eccoci qua. Fatto tutto. Non c'è un segretino qui dietro? No, ok. Go, go, sì, vado, stai tranquillo. Ah, robottini! Guarda che merde! Ecco fatto, crepate tutti. E mo si va avanti. Altri robottini. Vabbè, dai, non ci credo. Li stavo colpendo, ma hanno agguantato comunque. Vabbè, facciamo così, dai. Facciamo una combo di 300 miliardi di colpi. Avrei dovuto attivarlo prima, forse. Eccoci qua. I topastri. Spero di non aver perso alcun collezionabile. Dai, che merda, però. Ok, vai. Sbeffeggiamoli un po'. Anche se non serve. Pizza, buono. Vai. Ah, ce n'era uno lì dentro. Pensa a te. Lasciami andare, infame. Ok. Oh. Niente, non devo farmi colpire dagli ostacoli. Perché c'è sempre la sfida relativa agli ostacoli. Alcuni tra l'altro li evoca sti cosi. Dai, che volevo usare la special. Ore. Ore tutti. Va bene. Fastidio questi comunque. Insetto trovato, ottimo. Sfruttando questo però si possono fare tipo combo infinite di colpi incredibili.
Ecco fatto, perché continuano a far spawnare nemici. Vai. Pizza time. Eccolo, siamo arrivati al boss. Guardalo lì, il pifferaio magico. Re dei topi, reggente roditore. Sì, prendi questo, reggente roditore. Cosa fa ora? Questo. Ma non mi sembri molto forte, reggente roditore. Le ultime parole famose. Ok. Vai, sbeffeggiamo il boss. Ecco, che torna lì. Come posso mettermi qui sotto e colpirlo? Non proprio, non ha funzionato molto bene. Beh, qua lo possiamo legnare male. No! Preso comunque, via. Ok. Dannato topo. Che merda di topi. Eccoli di nuovo. Io me ne sto fuori, tranquillo. Cosa? Oh. Madò, ma dai, ma che legnoso però sta cosa. Che non cambia direzione mentre attacchi. Mi ha disintegrato. Ho provato a saltare, ma davvero prende i comandi molto in ritardo, eh. Va bene. Non capisco davvero come provare ad evitare quei topi, perché non sai da dove arrivano. Cioè, è proprio questo il punto. Non sai da che parte possono arrivare. Da quale orda. Guarda, guarda, guarda. Anche se stai fuori comunque dalle orde, loro arrivano. Guarda, guarda. Guarda. Ne sono sempre due. E provano a colpirti. A questo punto mi metto qui. Niente. Non. Comunque due topi arrivano lo stesso, eh. Olè, crepa, re dei topi. Peccato aver perso un'altra vita. Peccato. Comunque, altro livello superato. Vai così. È arrivato Rocksteady, è ritornato lui e si è ripreso il tipo. La facciona. Ok, sconfiggere il re dei topi, obiettivo sbloccato. Ora, livello 6. Ma lo faremo nel prossimo episodio perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.